La Deposizione dalla Croce è la prima opera che si conosca di Benedetto Antelami, opera che coniuga raffinate tecniche medievali e varie ascendenze stilistiche francesi. In origine la lastra faceva parte di un pontile della Cattedrale di Parma, smembrato nel Cinquecento. Il rilievo è circondato su tre lati da un largo fregio a girali di acanto inciso a niello, un intarsio particolare in cui gli spazi incisi vengono colmati con un impasto scuro composto da argento, piombo, rame e zolfo. La lastra è poi sormontata da una cornice sporgente decorata a rosette. L'alta croce, composta da grossi tronchi d'albero, domina la scena. Cristo è ancora inchiodato al legno con la mano sinistra, dalla quale Nicodemo, salito sulla scala, sta per estrarre il chiodo. Il braccio destro, già schiodato, è sostenuto dall'arcangelo Gabriele e consegnato nelle mani della Vergine. Giuseppe d'Arimatea sostiene il corpo piegato di Cristo, cingendolo con le braccia intorno alla vita. Tra la Vergine e Giuseppe si trova la personificazione della Chiesa, recante un calice nella destra e un vessillo nella sinistra. Seguono dietro la Vergine Giovanni l'Evangelista e le Tre Marie. A destra di Nicodemo sta la figura della sinagoga, cui l'arcangelo Raffaele abbassa la testa. Accanto a lei si trova il centurione. Infine, contro il margine destro, troviamo cinque uomini in fila in secondo piano, probabilmente il popolo ebraico, e in primo piano quattro uomini intenti a giocarsi la veste di Cristo. I quattro soldati, incuranti di quanto avviene intorno a loro, sono totalmente concentrati nell'azione del gioco, in attesa di dividersi la misera tunica che con una mano afferrano avidamente. Uno esorta un compagno a gettare i dadi, un altro, con il coltello in mano, è pronto a tagliare la tunica. Un altro ancora stende il braccio con un gesto di impazienza. Tutta la scena ha nel suo insieme un ritmo solenne. L'opera è composta da forme rigorosamente geometriche che attivano un abile gioco di spinte e controspinte. Al piegarsi verso sinistra del torso di Cristo e della testa della sinagoga si contrappongono i blocchi, inclinati in direzione opposta e perfettamente paralleli tra loro, di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo, le cui teste, rovesciate all'indietro, ripetono fedelmente la medesima inclinazione della testa di Cristo e della sinagoga. Il gusto dell'artista per forme severamente geometriche si manifesta pure nella salda struttura piramidale dei quattro soldati intenti a dividersi la veste di Cristo. Realismo e rigore geometrico in questa deposizione dalla croce dell'Antelami, capolavoro dell'arte romanica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!